buonasera, nonostante tutto, traffico, ritardi del treno, iniziamo praticamente in orario, con il quarto d'ora accademico, quindi è andato tutto perfettamente. Rubo pochissimo tempo, come al solito, anche se ormai chi ha seguito la rassegna sarà annoiato dei miei ringraziamenti, però vanno fatti, è doveroso, quindi. Ringraziamo innanzitutto naturalmente gli autori di oggi e quindi allora la serata di oggi l'abbiamo voluta dedicare a Pellegrino Artusi, visto che è ormai la seconda edizione che noi facciamo del libro servito, quindi insomma dedicare una serata alla tradizione della cucina italiana ci sembrava sensato anche a conclusione del percorso di quest'anno. E presentiamo quindi intanto un libro che è una rivisitazione particolare delle ricette dell'Artusi, il titolo è L'Artusi senza glutine, quindi potete immaginare naturalmente in che chiave sono rivisitate queste ricette. E l'autrice è Margaret Evangelisti, che ringraziamo molto per essere qui. E poi abbiamo voluto chiamare Marco Malvaldi, che conoscerete forse soprattutto o perlomeno inizialmente come autore di libri gialli, comunque romanzi di indagine, soprattutto legati alla trilogia del Barlume, ma l'abbiamo chiamato anche e soprattutto in quanto autore di un libro di qualche anno fa che è Odore di Chiuso, in cui Pellegrino Artusi è protagonista di un delitto, non in negativo, protagonista, cioè nel senso che non muore e non uccide, però si trova lì e indaga anche in qualche modo. E recentemente Marco ha anche pubblicato una guida gastronomica di Barcellona, chiaramente sui generis, che è la famiglia Tortiglia, e quindi ci sembrava appunto che la sua presenza potesse veramente insomma aggiungere qualcosa in più a questa serata. Parlerà con loro Lorena Lusetti, che ormai conoscete e che insieme a Kate Brentani è l'anima di questa rassegna, il loro lavoro è fondamentale, quindi io li ringrazio sempre ogni volta. Abbiamo anche una mostra, come vedete, dedicata al cibo e dedicata in qualche modo anche a Artusi, visto che il primo quadro è un ritratto di Artusi ed è stato dipinto da Claudio Veffi. Oltre a Claudio Veffi ci sono quadri di Sandra Fiumi, Gabriella Consolini, Maria Pettagine e Loris Bevilacqua. Dopo diremo poi qualche parola su questi quadri. Alla fine, come di consueto, avremo un piccolo buffet nella stanza in fondo con varie cose, fra cui una degustazione di tè freddi che è offerta dalla pentola del tè. Abbiamo anche qui Bologna TV, che è una TV via web che ci ha accompagnato in queste tre serate, quindi anche oggi ha già fatto alcune interviste, riprenderà l'incontro e tra l'altro oggi abbiamo un particolare piacere perché alcuni dei ragazzi dell'avamposto di lettura, che è il gruppo di lettura che la biblioteca gestisce insieme alla biblioteca Lame, alla fine poi intervisteranno loro Marco, presi appunto da Stefano di cui Bologna TV, quindi ci fa particolarmente piacere perché quando riusciamo a coinvolgerli insomma, è una cosa sempre positiva. Innanzitutto abbiamo due ospiti molto speciali, due ospiti d'eccezione, tutte e due nel loro campo, perché sono molto diversi, hanno scritto cose molto diverse. Io comincerei a parlare un po' con Margaret, così per galanteria, se non ti dispiace. Allora, Margaret Evangelisti. Margaret non è una scrittrice, no, diciamo solo. È una scrittrice, si è trovata a scrivere perché ha avuto l'esigenza di mettere insieme una serie di ricette per far fronte a una necessità, cioè la necessità di mangiare senza glutine. E questo qui ho letto dalla tua prefazione, è l'esigenza soprattutto di non privarsi di nulla, cioè di dimostrare, di sdrammatizzare questo tipo di problema, perché non è un problema, cioè nel senso che uno che è intolleranza al glutine può comunque godersi perfettamente la vita e il cibo
tranquillamente, come tutti. E quindi da questa esigenza, da questo concetto, tu hai selezionato 150 ricette dal libro per eccellenza, quindi. Della tradizione di cucina a casa, quindi italiana. Io devo fare una premessa, che la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine e l'unica cura a tutt'oggi è la dieta senza glutine. Quindi è una malattia, perché a tutti gli effetti è una malattia, ma che si cura senza medicine. Quindi è per quello che ho sottolineato anche nella premessa drammatizzare questo problema, perché ci sono tante malattie che, come questa, però si cura con una dieta, quindi senza medicinali, quindi è bene non pesarla così tanto. E sì, diciamo che questo libro è nato in un l'idea è nata in un secondo momento. Il primo input è stato quando io sono stata diagnosticata 16 anni fa, ma avevo 21 anni, avevo conosciuto mio morosino, mio attuale marito, che è là, per carità, e quindi insomma di mandare... Che anche il fotografo. Che anche il fotografo, si abbiamo fatto tutti in casa. Queste bellissime foto che ci sono all'interno del libro. E quindi quando i miei genitori mi hanno dato la notizia della diagnosi, i miei erano proprio distrutti, invece ma sinceramente in quel momento non me ne fregava niente, perché insomma 21 anni, morosino, cavolona, 3 giorni. Il quarto vedevo la pizza dovunque, mi sembrava di darle testate nel muro, però non è stato così un problema. Quando invece la celiachia è diventata per me una malattia, l'ho sentita così quando è stato diagnosticato celiaco mio figlio all'età di 2 anni. Lì sapete che per i figli ogni cosa è sempre drammatica, pur conoscendo anche la celiachia. Allora ho preso l'artusi perché volevo farlo mangiare sano e senza glutine, gustoso, in modo sano, gustoso e senza glutine. Quindi ho trovato con la tradizione e gli faccio le polpette, mi sembrava il cibo per i bambini. Quindi prendo il libro di mio babbo, dell'artusi, babbo dammelo, vado a casa, prendo il libro alla pagina delle polpette, vi leggo un attimo. Lui scrive: non crediate che io abbia la pretensione di insegnarvi a fare le polpette. Mi doveva insegnare lui, vabbè, va avanti. Questo è un piatto che tutti lo sanno fare, cominciando dal ciuco, dall'asino. Cavolo, io non lo so fare, aiuto. E questo è stato il mio incontro con l'artusi, un incontro scontro. E da lì ho iniziato a provare le ricette che a me sembravano quelle che mi faceva mia nonna a me, io le volevo fare a mio figlio, in versione senza glutine ovviamente. E lì insomma ho iniziato a conoscere l'artusi, a provarlo, a scrivermi le differenze che facevo, perché non è solamente sostituire 300 grammi di farina col glutine con 300 grammi di farina senza glutine. Ci avrei messo 6 mesi a farlo, ci ho messo 6 anni, anche perché di lavoro faccio il chimico e di passione nata da un'esigenza, cioè l'esigenza della celiachia. Infatti tu qui scrivi, per esempio, scrivere per me è stata una vera fatica. Sì, cioè, assolutamente. In che senso una fatica? Ma innanzitutto c'è questo italiano bellissimo dell'epoca, ma anche arcaico un pochino, ma bellissimo. Quindi anche di comprensione del testo dell'artù. Sì, poi vi dico, non è semplice rivisitare le ricette in versione senza glutine, perché io poi volevo rimanere sull'originale, cioè io volevo fare quella lì ma solo senza glutine, che poi solo non è così poco. E infatti quando ho chiamato il sindaco di Forlimpopoli e gli avevo detto di questo mio lavoro, ma dopo 6 anni, lui è rimasto: ma questa è pazza, innanzitutto perché nessuno aveva mai pensato di fare un lavoro così, rimanendo sempre sull'originalità, che era, io l'avevo fatto ma così, la ricetta, perché preso. Avevi selezionato alcune no, cose? No, perché volevo le ricette della tradizione e quindi volevo la ricetta delle polpette, del polpettone, delle scaloppine, di quelle cose che mi faceva mia nonna, ma volevo, no, ognuno delle polpette ha la sua ricetta e ci metto questo e ci metto questo, no, io volevo la ricetta. E da lì poi in un secondo tempo, anche perché ci ho messo 6 anni, quindi okay. Pensavo a fare il libro. Che poi è stata una bella selezione, perché il libro di Artusi ha 790 ricette, quindi tu le hai guardate tutte. Sì, ho preso quelle che più si addicevano a casa mia, perché poi i giudici erano Edoardo e Emanuele, i miei figli, perché se non piacevano a loro, assaggiatori. Sì, se non piacevano a loro era già finita, anche perché poi Artusi mette sempre anche un po' di ingredienti particolari che oggi nel 2014 fai anche fatica a trovare. Quindi sono ricette sperimentate, sì, per cui uno infatti ero un po' più, ero un po' più pastella, perché il mangiato, anche quando non venivano buone, perché sperimentate non si di persona. Non si butta via niente, sì, assolutamente.
Ecco, e poi leggendo appunto sui tuoi appunti, perché tu nella prima parte parli molto di Artusi, di quello che era, del suo lavoro, della sua storia, molto interessante per me che non ne sapevo molto, a dire la verità. Io ho scoperto questa cosa che mi ha incuriosito moltissimo, che effettivamente poi ci potevo arrivare anch'io, che era lui che non era quello che cucinava. Assolutamente. Era no. Quella che cucinava era la Marietta. Ah sì. La Marietta, dalla quale è nata questa associazione, sì, delle Mariette. Io faccio parte anche dell'associazione delle Mariette, sono la prima Marietta celiaca. Insomma, è una cosa notevole. Questa è un'associazione abbastanza famosa, perché Marietta Sabattini, la Maria Sabattini, sì sì, diciamo che lui per questo libro è stato aiutato da questi due fedelissimi cuochi, che era la Maria Sabattini in arte la Marietta, la mitica Marietta, e da Francesco Ruffini, un cuoco di Forlincopoli. Quindi lui dava l'idea e loro le provavano col suo consenso. Lui nei suoi viaggi ha raccolto tutte. Sì, lui era, certo. Infatti non è il... La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene non è un libro, questo lui lo specifica bene, è un manuale di cucina e una raccolta di ricette data da tutti i suoi viaggi. Aiutato da questi due fedelissimi cuochi, questo libro, di questo manuale, diventa subito popolare, ristampato 14 volte prima della sua morte. E poi è anche servito, capita in un momento particolare, c'è stata da poco l'Unità d'Italia, quindi sì, è anche stato, infatti, un modo per unificare l'Italia, perché lui ha preso ricette di tutta Italia e le ha messe in un unico libro, c'era già la curiosità quindi di scoprire. Sì, diciamo che lui l'aveva prima fatto leggere ai suoi amici, signorotti del tempo, che dicevano no, lascia stare, non ci provare, cosa stai facendo, quindi anche gli editori non glielo volevano pubblicare, quindi lui a sue spese ha pubblicato questo libro perché nessuno ci credeva. È stato uno dei primi esempi di autopubblicazione, sì. Anche la tanto bistrattata autopubblicazione. Ancora oggi se Artusi non si fosse pagato la pubblicazione del suo libro non avremmo questo. E poi è diventato così famoso senza Facebook. Senza Facebook, questo è incredibile. Sembra impossibile, ma invece è stato proprio così. Questo è veramente incredibile. Allora, Marco Malvaldi, che gentilmente ha accettato di essere nostro ospite, e io mi sono stampata la sua biografia di Wikipedia adesso. È già capitato altre volte che leggevo la biografia di Wikipedia e la persona in questione mi diceva adesso li denuncio perché proprio con Machiavelli, perché c'era scritto che aveva fatto l'attore e lui ha detto lo potrei denunciare per aver detto una cosa del genere. Comunque vediamo se corrisponde tutto, no, ma comunque qui dovremmo andare sul sicuro. Beh no, già sulla prima riga c'è un errore. Oddio. Studente della Scuola Normale Superiore di Pisa. No, io ho fatto l'università a Pisa, ma l'università statale. Purtroppo si tende a confondere l'università a Pisa con la scuola normale. No, assolutamente no. Vabbè, ma non è colpa tua. Vediamo un po'. Però sei un cinico come la nostra Margaret. Vero. Che cosa che vi accomuna? Allora, diciamo che tu sei diventato famoso e conosciuto ai più con i gialli dei vecchietti del Barlume, che sono una cosa spettacolare, che sono già arrivati a 5, ne è uscito uno proprio adesso, il telefono senza fili, recentissimo, però non hai scritto solo dei gialli, hai scritto anche Odore di chiuso, Milioni di milioni, Argento vivo e La famiglia Tortiglia, a parte Saggi e racconti e Notte, che non le dico. E dunque, quindi tra gli altri romanzi c'è anche Odore di chiuso, che Odore di chiuso è il romanzo che abbiamo preso questa sera come nostro romanzo di riferimento, perché appunto, come diceva anche prima Michele, parla di un episodio che comprende Pellegrino Artusi, episodio romanzato, inventato, però plausibile, perché è collocato storicamente nell'epoca in cui Pellegrino Artusi viaggiava. Quindi Pellegrino Artusi arriva qui in un castello della Maremma, al castello del barone Romaldo Buonaiuti, ospite, e durante questo soggiorno succede un evento criminoso e Pellegrino Artusi sarà involontariamente, diciamo così, la persona che aiuta a scoprire chi è e a risolvere il problema. Quindi a te faccio la stessa domanda che ho fatto a Margaret: perché Pellegrino Artusi? Come mai sei andato a pescare questo personaggio? Ti è venuta l'idea di metterlo? Allora,
Dunque, salve a tutti innanzitutto. L'idea di Pellegrino Artusi potrebbe sembrare che sia venuta per in quanto per Pellegrino Artusi scrittore di cucina, per essere stato l'autore della Scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. In realtà no, io mi sono trovato a usare Pellegrino Artusi in quanto scrittore, punto, perché dopo aver scritto appunto tre romanzi del Barlume volevo scrivere un giallo classico. Allora, qui c'è un'altra chimica che mi può capire. Era un periodo in cui appunto era nato da poco mio figlio e i rari momenti di pace e tranquillità erano quando mi mettevo alla televisione a guardare un bel telefilm di quelli di cui non necessita l'utilizzo del cervello per poterne fruire. Quindi tipicamente CSI. Ora, per un chimico guardare CSI è un'esperienza mistica, perché tutto quello che c'è in CSI nella realtà non esiste. Non in Italia, in un laboratorio chimico tout court, cioè a parte il fatto che arrivano queste persone che passano la vita in laboratorio in tacco 12 con il camice pulito. Oh, provate a stare autori in piedi con i tacchi così, poi ve lo raccontate. E poi hanno queste macchine meravigliose che se inquadrate da destra sono un cromatografo, se inquadrate da sinistra sono uno spettrometro di massa, in realtà sono una scatola di metallo verniciata, che fanno tutto loro. Tu ci metti il campione senza prepararlo, ti metti una roba grattata da un letto o da un pavimento, lo metti dentro, senza i pigi un bottone e ti appare pigi, non schiacci i pigi, in Toscana si pigia, non si schiaccia, e appare dopo una trentina di secondi tutto. Sullo schermo compare marca e modello del coltello utilizzato, indirizzo del proprietario, locali che è solito frequentare tante volte, non fosse in casa al momento dell'arresto. Io che dovevo fare tutto da solo, io che dopo aver preparato il campione, dopo aver fatto cosa dovevo, non mi vedevo i nomi delle molecole, mi vedevo una serie di schifosissimi picchi che dovevo interpretare usando vari libri, vari software e tanta pazienza. Quindi ho detto, giallo classico, una di quelle cose dove l'assassino ha il coltello dalla parte del manico in tutti i sensi, perché usando questo tipo di tecnologie e portandole a un livello francamente inesistente diventa un po' troppo facile indagare. Quindi, fine 800. La storia è classica, i personaggi un po' meno, sono tutta questa girandola di personaggi grotteschi, un po' buffi, ma sì, ci sta, fa parte dell'ironia che ti contraddistingue. Ma sono grotteschi proprio perché io non mi considero un giallista, in realtà mi considero uno scrittore, un umorista, cioè il mio scopo principale è quello di tentare di far ridere, quindi... Il mio intento è quello di scrivere un giallo classico, quindi fine 800, castello, brughiera, nobili, servitù. È un giallo del genere dove si ambienta in Inghilterra, nello Yorkshire. E all'inizio, nelle intenzioni, il giallo era ambientato in Inghilterra, più precisamente nello Yorkshire. Il cane è una delle poche cose rimaste immutate. Si intitolava Tre uomini a caccia. Più ovviamente un cane, perché il mio intento era di scrivere un apocrifo umoristico, e di prendere a prestito la scrittura di Jerome Klapka Jerome. Quindi l'editore si mette di mezzo e dice, guarda, sei italiano, sei del 2000 e vuoi scrivere dell'Inghilterra vittoriana, non mi piace, vai a fare casino, non è sano, quando si parla di una cosa che non si conosce doppiamente, prima o poi la cacchiata, ci sarebbe stato il vernacolo, questi incisi, no, vernacoli non ce l'hanno avessi potuto di mettere, non ci sono, cioè ce n'è pochissimo, e quell'unico che c'è ha una sua valenza. Il fatto è che a quel punto mi sono trovato nel casino, perché ho detto a Antonio Sellerio, guarda, io volevo scrivere un romanzo, un apocrifo umoristico, e lui mi ha detto, bello tranquillo, va bene, cioè, che problema c'è, vai a cercare uno scrittore di fine 800 dotato di senso dell'umorismo. Scrittore italiano, appunto, auguri, scrittore italiano fine 800 senso dell'umorismo, cioè, insieme vuoto, il primo scrittore italiano risorgimentale che mi viene in mente è Verga,
senso dell'umorismo non se n'è nemmeno parlato. Quindi inizio a cercare, inizio a chiedermi, inizio, e un giorno vado a sentire una conferenza innormale su Pellegrino Artusi, dove il conferenziere spiega che Pellegrino Artusi ha scritto anche alcuni libri, ha iniziato la sua carriera di scrittore non scrivendo La scienza in cucina, ma scrivendo alcuni libri di critica letteraria. Peraltro non hanno venduto niente. Quasi niente. Il primo libro sì, però sono stati pubblicati da case editrici vere. Il primo libro si intitolava Commenti sopra 30 lettere di Giuseppe Giusti. Pegnatissimo. Esattamente, e iniziava con la seguente frase: amico lettore, Dio ti salvi dagli sbadigli. Come il conferenziere dice questa cosa, io inizio a esultare sul tavolo così. È lui. Quindi te le mando un sms a Antonio dicendo: Pellegrino Artusi, tu. E lui mi risponde dopo 10 secondi: vai. Al che inizio a documentarmi, cioè rileggo il manuale che, come ogni buon italiano, avevo ricevuto al momento in cui ero andato a vivere da solo, in regalo, uno dei regali classici e obbligatori. Parte della dote. E fa parte della dote, e riscopro varie cose. Scopro che questo non sapeva veramente scrivere. Aveva un talento naturale dato dalla capacità di fare esempi e di emozionare, perché prima di tutto l'essere umano molto spesso impara dagli esempi. Uno dei casini quando studiamo materie astratte come la matematica è che molto spesso noi leggiamo definizioni. Sarebbe come cercare di capire cos'è un essere umano dall'enumerazione delle sue ossa e dalla posizione di queste all'interno del corpo. Non è facilissimo. In secondo luogo, l'Artusi a ogni ricetta attacca una storiella, attacca un aneddoto, qualcosa che muove le corde della nostra emozione, il che è abbastanza necessario per noi esseri umani per capire e per ricordare le cose, perché se un qualcosa non ci emoziona, non ci dà qualche tipo di emozione, automaticamente non ce ne frega nulla. Quindi, per interessarci, per sorprenderci, per attivare all'interno del nostro cervello quelle strane reazioni a base di neurotrasmettitori e di elettricità che fanno funzionare bene questa scatoletta, è necessario molto spesso emozionare. Una emozione di qualsiasi tipo, che sia la paura, la curiosità, la rabbia, però bisogna svegliarci. Quindi l'Artusi questa operazione la fa benissimo. In più c'è a un certo punto un episodio che conquista la mia simpatia vieppiù. Una delle ricette più belle del buon vecchio Pellegrino è il minestrone. Non tanto come ricetta quanto come storia, perché l'Artusi racconta di essere andato in una città di mare a fare le bagnature, bagni di mare appunto, e di aver mangiato colà in una trattoria gestita da tale Domenici il minestrone. Cosa succede? Che la sera l'Artusi si sente male. Onde numerose gite in quel luogo che in Italia dovrebbe chiamarsi luogo scomodo e non luogo comodo, e la mattina dopo partenza per l'amata Firenze maledicendo il trattore Domenici e il suo minestrone, che purtroppo, come scopre l'Artusi arrivando a Firenze, è assolutamente incolpevole. Il minestrone non c'entra niente nella città in questione, è scoppiato il colera, prima vittima proprio il buon Domenici. Quindi l'Artusi cambia oggetto della maledizione e dal trattore e dal minestrone maledice la città e le sue scarse abitudini igieniche. Io sono di Pisa, la città in questione è Livorno. Però Pellegrino Artusi è andata fatta bene, perché no, se ha avuto solo un problemino così Pellegrino Artusi muore nel 1911 dopo essere nato nel 1820. Quindi, insomma, è stata una bella tempra. Una bella tempra ce l'aveva, e poi una bella tempra si vede anche innanzitutto dalle dosi. Se andate a vedere le dosi per 4 persone dell'Artusi, non so, in Emilia e in Romagna, in Toscana abbondanti. Sono in grado di schiantare un bue. Poi c'è la pagina più bella in assoluto, che è la fine, quella dove si dà le raccomandazioni per le colazioni alla forchetta. La colazione alla forchetta dell'Artusi comprende frittate, affettate, marmellate, crostate, tutto una serie di bollini. Sì, ma la cosa bellissima è alla fine, come conclude la colazione alla forchetta dell'Artusi? Con un buon caffè che predispone al pranzo.
Questo ha intenzione di ricominciare di lì a due ore, senza soluzione di continuità proprio dalla colazione al pranzo. A questo punto è chiaro che c'è qualcosa, c'è un di più nell'uomo. Anche qui tu però citi una ricetta, il polpettone zingaro, di quella fine poi dai proprio la ricetta. Vera, sì, allora questa è una vera ricetta, una ricetta zingara. No, non esiste nella ricetta. È scritto chiaramente alla fine che lui non la riporterà nel manuale, in quanto gli piace a Pellegrino Artusi riportare nel manuale appunto delle storie che ricordino come ha conosciuto questo piatto, e lui dice, o meglio io dico facendo finta di essere lui, sono tali e tante le storie che dovrei raccontare legate a questo piatto, dovrei spiegare come mi sono trovato a casa di qualcuno il cui maggiordomo è stato ammazzato e come poi la vicenda si rivela dei bibli, ma che non saprei da dove cominciare, quindi nel manuale non la metterò mai, la scrivo nel mio diario